Chiesto di intervenire la deputata Polverini, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, grazie Signor Ministro. Io vedo, più de che delle cose fatte avrei voluto parlare con lei o comunque ascoltare da lei le cose che intende fare in un prossimo futuro. Penso infatti che ci saranno momenti e modi per approfondire gli errori fatti in questo momento di emergenza. Penso che stiamo vivendo un'emergenza, ma non lo penso, io lo dicono i fatti, la peggiore dal dopoguerra in poi sul piano economico e sociale. Penso che dovevamo trovare una forma di collaborazione che forse non è, come dire, è stata perfezionata per dare comunque un contributo positivo e migliore al nostro Paese. Penso anche che avevo scritto un intervento, ma che dopo averla ascoltata mi trovo costretta a non poterlo leggere, perché il mio era un intervento propositivo, era un intervento sul quale comunque cercavo di dare qualche consiglio, qualche suggerimento rispetto alle cose fatte. Mi aspettavo però da lei, sinceramente, un intervento diverso. Mentre parlava pensavo ai ministri del lavoro che ci sono stati in, in questo Paese, ricordavo alcuni nomi. Brodolini, Don A vogliamo arrivare a Gino Giugni, a Tiziano Treu, ma anche a Cesare Damiano che lo ricordiamo fino alla scorsa legislatura in quest'Aula. Ecco penso che quei ministri, me lo consentano, lo ritenga offensivo, si sarebbero rifiutati di leggere una relazione in particolare rispetto all'Inps più da esperto informatico che non appunto da ministro. A me non interessa quello che è accaduto sul piano informatico. Io ricordo però che il sistema informativo dell'INPS soltanto qualche lustro fa era considerato un fiore all'occhiello di questo paese. Era un sistema informativo all'avanguardia a livello globale. Oggi devo prendere atto che non è più così, ma non c'è problema perché vede, avendo avuto qualche incarico di governo seppur in altri livelli, so perfettamente che ci voleva un po' più di tempo, sia a lei che al Presidente Tridico, per imprimere una diversa organizzazione a quella macchina sicuramente molto complessa e quindi non l'avrei voluta ascoltare nel dettaglio rispetto a quanto è accaduto seppur grave il primo aprile. Penso invece che dovevamo ascoltare da lei non tanto il dettaglio degli ammortizzatori sociali, ma, per esempio, l'idea: io penso che non può che essere così, che, il che le risorse di 15 miliardi probabilmente andranno quantomeno raddoppiate, anche se oggi non è il caso e non è possibile fare una stima precisa. Penso anche e ho constatato che ci sono gli assessori al lavoro che in conferenza delle regioni hanno comunque apprezzato il lavoro fatto per la cassa integrazione enderoga. In Nulla di nuovo perché come lei sa meglio di me, essendo ministro del lavoro, la cassa enderoga in fu inventata di fronte ad un'altra crisi molto importante, quella del 2008 dal governo Berlusconi e so anche che in questa settimana cominciano ad arrivare... I contributi, non so come li chiameremo, qualcuno dice i cosiddetti 600 euro, no, i 600 euro non è che sono cosiddetti, diciamo che sono 600 e poi magari sono 1000, sono 600 e su questo penso che lei potrà convenire con noi che è una cifra veramente irrisoria, per non dire offensiva e forse bisognerà intervenire non soltanto sulle partite IVA ma su tutte quelle categorie che sono rimaste escluse. Ecco, vede, io la cosa che mi sarei aspettata da lei oggi... Era anche comprendere qual è la missione che il suo ministero si è dato in questa crisi così importante. Vede, io non vorrei che il suo ministero seguisse un po' l'onda di quanto sta facendo il governo, cioè assegnare ai tecnici Tutte quelle diciamo, responsabilità che invece attengono alla politica. Guardi, l'ultima tecnica che ricordiamo in quest'Aula, perché ne abbiamo parlato fino allo sfinimento nella scorsa legislatura, è la signora la dottoressa, professoressa Elsa Fornero, che non mi pare abbia lasciato un buon ricordo, almeno in campo previdenziale. Ecco, allora io non vorrei che in questo diciamo, turbinio di commissioni, che nemmeno Carlo V avrebbe. Come dire, detto con il suo Todo Scaballero, secco, avrebbe messo in campo. Io penso che invece la politica debba in qualche modo sì ascoltare i tecnici, ma poi ritornare a quella che è l'essenza stessa della politica, cioè decidere. Deve essere lei, ministro, a decidere che cosa vuole e non vuole fare. Per esempio, io mi domando perché si lascia scavalcare anche rispetto alla sicurezza sul lavoro che in questo momento come dire, è molto importante come elemento per far ripartire il tessuto produttivo italiano. Ci sono, come sappiamo, accordi che si stanno mettendo in campo con le regioni. Non, come dire, non mi risulta che ci sia da parte della politica del governo nazionale, per esempio, la giusta come dire, impostazione per quanto riguarda la mobilità dei lavoratori. Lei si è posta il problema di come questi lavoratori debbono raggiungere il proprio posto di lavoro e da ministro del lavoro penso non possa considerare i 600 milioni messi a disposizione, credo nella giornata di ieri, per la mobilità una cifra che possa esaurire quelle che saranno le esigenze di quei lavoratori che si recheranno appunto a lavorare. Ecco, io mi auguro che lei, Ministro, voglia riassegnare al suo Ministero una missione importante. Voglio sperare che tra i suoi esperti lei continui a pensare che ci siano le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese che c'è l'Inps, che c'è l'Inel, che c'è fino anche il, Pnel, il CNEL, dove ci sono persone che per tutta la vita si sono occupate di lavoro e mi auguro che non voglia derogare a quella che è la missione per esempio degli ispettori del lavoro ad altri ministeri come per esempio il Ministero degli Interni con i vigili del fuoco o con i prefetti che comunque intervengono secondo me in contesti che invece competerebbero a lei e soltanto a lei al suo dicastero. Ecco, io mi auguro che lei per esempio ci voglia anche dire che cosa intende fare quei 600.000 clandestini che sono nelle nostre campagne, che sono nelle nostre case. Non è soltanto un problema che attiene al viminale o comunque sempre ai prefetti. Anche lei, Ministro del Lavoro o alla Ministra che arriverà dopo, ci deve dire che cosa intende fare rispetto a questo e ci deve anche dire, me lo lasci dire, che non metterà in campo un'altra forma di reddito. Io ho letto sul suo profilo Facebook che lei ha parlato di reddito di emergenza. Ecco, guardi, non si lasci anche lei trascinare da quello che piace a tutti noi che facciamo politica, cioè lasciare un segno del proprio mandato dando uno strumento nuovo. Magari si occupi di rivisitare, come le abbiamo suggerito noi in Commissione, il reddito di cittadinanza e fare in modo che possa essere un reddito diverso, con parametri diversi, che arrivi veramente a chi ne ha bisogno e che possa mettere realmente... Le persone nelle condizioni di lavorare. Ecco, faccia. Concludo, Presidente. Mi raccomando, Ministro, cerchi come io ho provato a dirgli di assegnare un una, una missione al suo ministero. Ad oggi, purtroppo, dalle sue parole io questa missione non l'ho compresa. Grazie.